Ciao a tutti, sono Filippo di Posti nel Mondo e oggi vi porto da nessuna parte. Oggi vi voglio fare vedere la mia attrezzatura video che uso quando viaggio. Ho deciso di chiamare questo video attrezzatura da viaggio definitiva perché per me lo è. Nel senso, sono arrivato finalmente ad avere un set di camere e accessori che reputo definitivo. Iniziamo dalla camera principale, questa, la Canon G7X Mark II. Con questa ho la possibilità di ruotare lo schermo, che è totalmente orientabile, quindi posso fare anche vlog, ma poi vi farò vedere che non è la camera che uso per parlare. L'ho presa questa perché mi piace il fatto che abbia un buon zoom, ed è, nonostante questo, ha l'obiettivo, che non è intercambiabile perché è fisso, ma ha l'obiettivo molto luminoso. Per i più tecnici ha l'apertura del diaframma di 1.8 allo zoom minimo, equivalente a 24 mm, mentre zoomando al massimo si arriva a 2.8 di apertura del diaframma. Quindi comunque una buona soluzione per situazioni anche non perfettamente illuminate, come può essere il crepuscolo o l'alba presto, anche se l'alba presto in realtà chi è che la vede mai. Vi dicevo però che questa macchina non la uso per fare i, anche se potrei perché c'è uno bello schermo orientabile, non la uso per fare i vlog, diciamo, in cui parlo. Perché? Perché un punto negativo, secondo me, è il microfono, che è qua. Non è unidirezionale, quindi non prende solamente la persona davanti alla telecamera, ma prende i rumori di tutto l'ambiente. Ed è per questo che ho deciso di portare insieme nei miei viaggi, di portare insieme alla PowerShot della Canon G7X Mark II un bel microfono Rode VideoMic Go. Questo è il VideoMic Go, che è la fascia di mezzo tra il VideoMicro e il VideoMic Pro. Essendo una fascia di mezzo, ha le caratteristiche che potrebbe avere una fascia di mezzo, nel senso, ovviamente il Pro è meglio, il Micro è evidentemente peggio. Però questo non lo posso attaccare qua, perché non ha né la slitta né un attacco per il microfono. Quindi mi porto anche la mia cara Reflex o la mia cara Mirrorless, dipende da quello che ho. Adesso io non voglio scendere nei particolari dei modelli e delle marche, perché basta capire il concetto, no? Io ho la mia Reflex a cui posso attaccarci il microfono, a cui ho attaccato un obiettivo grandangolare, un grandangolare spinto. Secondo me l'ideale è tra i 15 mm e i 20, ovviamente parlo di full frame. Perché uso un grandangolo così spinto e perché attacco il microfono? Beh, innanzitutto perché per parlare con un microfono così, che ti permette anche di attenuare il rumore del vento, è l'ideale. E poi, avendo un grandangolo, mentre parlo, avendo la telecamera qua, mi prende lo stesso tutto e il microfono è comunque molto vicino, perché una regola fondamentale è portare il microfono più vicino possibile alla fonte di voce, quindi alla bocca. E beh, c'è il monumento alla libertà. Da qui speriamo di vedere un bel tramonto, perché tra poco il sole tramonterà. Insieme a questo accessorio, ho altri accessori da usare con la mia Reflex. Uno è questo. Tutti gli accessori di cui parlo vi metto il link in descrizione. Questo è un accessorio molto 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 utile, che fa veramente la differenza, perché ti permette di tenere la Reflex, ovviamente non questa, ma adesso non la Reflex, la sto usando per fare questo video, quindi ti permette di utilizzare la Reflex in questo modo. Ha l'impugnatura veramente ergonomica e poi immaginatevi con il microfono, ovviamente non posso metterlo qua, però più o meno una cosa del genere. Non è l'unico accessorio che uso, perché visto che portarsi comunque tutto il giorno la Reflex con l'obiettivo, che più o meno l'obiettivo che ho io, che è un Samsung 10 mm 2.8 di apertura, pesa sui 500 grammi, la Reflex anche, come Reflex io ho usato fino a poco fa una Canon 750D, mentre ora ho preso una mirrorless della Panasonic, una Lumix G80, e pesano anche quelle sui 400-500 grammi, quindi diciamo che l'insieme si ha un chilo da portare sempre dietro, più il peso del microfono e tutto. Un accessorio molto molto utile è questa cinghia. Questa cinghia che si mette semplicemente a tracolla. C'è questo moschettone su cui si attacca questo, che è una piastra che va attaccata ovviamente sotto la fotocamera.
In questo modo puoi avere questo chilo che ti porti dietro e veramente non lo senti neanche. In più a queste tasche molto comode, perché ci puoi mettere per esempio le batterie di ricambio e le schede SD di ricambio. Cosa bella di questa piastra è che sì, si attacca sotto la fotocamera, però sotto la fotocamera abbiamo già questo. È uguale, perché tu attacchi questo sotto la fotocamera e poi sotto hai un'altra vite dove puoi attaccare un'altra cosa, quindi ti diventa una costruzione uno dentro l'altro. Altro accessorio che porto sempre nei miei viaggi è il GorillaPod. Può servire anche lui un po' da bacco da selfie, diciamo, però preferisco questo, lo trovo più ergonomico e più adatto alla sua funzione, e in più con questo qua dell'Hand Aware la telecamera sta più ferma, perché è meno lungo, no? Questo qua appena muovi un po' si muove tutto. Questo perché lo porto? È utile per fare i timelapse, magari lo metti un attimo lì, bam, lascia la telecamera andare. È utile per anche per usarla come bacco del selfie, però invece che con la reflex, con la camerina piccolina, con questa, con la G7X Mark II. Adesso non voglio debitarlo, però. E poi può essere utile in un sacco di altre occasioni, anche per, non so, c'è un albero a cui voglio attaccare per farmi una foto di gruppo, bam, l'attacco lì e riesco ad attaccarlo. Tutto finito? No, manca una camera che non può mancare nei viaggi, perché io non sono un fan delle action cam, anzi. Però questa, che è la GoPro Hero Session, questa è la 4, c'è anche la 5, ma sono più o meno simili, ti permette di andare sott'acqua, fare quello che si vuole senza problemi di che si bagni e tutto. E la cosa bella di questa rispetto ad altre action cam più economiche e tutto, e rispetto anche alle GoPro, escluse le ultime, però anche rispetto alle altre GoPro, è che questa si può immergere così. Si immerge, non ha bisogno di protezione, non ha bisogno della solita custodia. E mi direte, vabbè, chi se ne frega, cosa cambia? No, cambia perché il microfono che si trova qua prende molto meglio, ma molto molto meglio l'audio rispetto a quelle che si chiudono con la custodia. Ed è per questo che se volete usare una action cam per viaggiare non ve lo consiglio come camera principale, però è sempre utile avere una camerina del genere, e questo vi permette anche di sentire, di parlare, di sentire un po' di audio. Ovviamente non è preciso e perfetto come può essere un microfono, però fa il suo e si sente, l'importante è quello. Che spettacolo! Bene, questa è la mia attrezzatura video. Io sono apparito nel 2014 e dal 2014 a oggi ho cambiato un sacco di cose, di camere, di accessori, di soluzioni diverse e tutto. Finalmente sono arrivato a avere questo che secondo me è il set completo e sono molto contento, sono molto soddisfatto. Che dire, grazie per essere arrivati fin qua a vedere questo video, spero vi sia piaciuto. È la prima volta che faccio un video un po' più tecnico, un po' più sull'attrezzatura, spero che sia comunque stato gradito. Noi ci vediamo ai prossimi viaggi, come al solito rimanete connessi su Posti nel Mondo mettendo magari un like e soprattutto iscrivetevi. A proposito, siamo arrivati a 1000 iscritti, li abbiamo già superati, quindi vi devo solo che ringraziare. Grazie a tutti.